Ciao a tutti e bentornati su Italiano in Abito. Io sono Stefano e lui è Federico. Oggi andiamo a trattare un argomento molto molto vasto, davvero vastissimo. Parliamo in generale di cappotti e all'interno della sezione cappotti andremo a trattare solo i cappotti lunghi, perché è importante distinguere appunto all'interno di questa vasta area dell'abbigliamento maschile questa categoria. Il cappotto corto tipicamente è ad esempio quello del peacoat, quindi quel doppio petto che arriva appena sotto alla vita, mentre noi andremo a trattare proprio il cappotto lungo per eccellenza. Ecco, allora oggi andremo a vedere tre cappotti, nello specifico vedremo due grandi classici, quindi il cappotto blu monopetto e il cappotto cammello, color cammello in doppio petto, e infine un terzo tipologia di cappotto, come vedremo dopo, con una bottonatura diciamo diversa, ma con una fantasia comunque a quadri molto grandi, quindi un capo un po' più sportivo, ecco. Eccoci allora, partiamo dal grande classico, quindi il cappotto blu scuro. In questa versione lo troviamo monopetto, quindi bottonatura semplice sul davanti. Caratteristiche molto classiche, quindi tasca con la patta, taschino a barchetta e classici bottoni sulla manica. Dietro presenta il singolo spacco, perché i cappotti in generale hanno tutti un spacco singolo, non ne hanno due. E foderato ovviamente per comunque garantire leggermente un po' più di calore corporeo e far scivolare meglio la giacca sotto. Un grande classico che appunto possiamo indossare sia di giorno, comunque in ambienti lavorativi, comunque con abiti grigi, blu, diciamo abbastanza versatile essendo blu, e anche alla sera però è molto adatto quando per esempio si esce per una serata elegante, si vuole indossare qualcosa. In questo caso è molto meglio optare per un colore scuro come questo rispetto che magari il cappotto cammello che è un po' chiaro, quindi è più da giorno. Ecco invece l'altro classico che è il cappotto cosiddetto cammello. Ora, viene chiamato cammello perché in teoria questo tipo di colore è dato proprio dei peli del cammello che vengono utilizzati nel creare il tessuto. Questo che vediamo qui però è una lana, quindi diciamo ha il colore del cammello, ma non è effettivamente un cappotto cammello in tutti i sensi. Questo modello più, diciamo, più particolare, con qualche dettaglio in più che ora vi faccio vedere, vediamo la presenza della doppia fila di bottoni, quindi a doppio petto. Tasche in questo caso sono applicate, quindi vedete che non sono inserite dentro il tessuto, ma sono applicate esternamente con comunque una pattina che le copre. E vediamo anche dietro che è presente il doppio spacco invece del singolo, che questa è una particolarità. E anche la martingala dietro che va, diciamo, a chiudere, che non ha nessuna valenza funzionale, ma solamente estetica. Un cappotto anche questo molto versatile, dato il suo colore, si presta a tantissimi abbinamenti, sia con pantaloni che con giacche. È perfetto per il giorno, quindi durante la giornata è ottimale, e magari alla sera, come ho detto prima, un po' meno, perché magari prediligiamo i colori un po' più scuri. Siamo arrivati all'ultima tipologia di cappotto lungo. Questo
Questo qui, dei tre che abbiamo visto, è quello probabilmente un po' più casual, un po' più sportivo. In primis per la tipologia di tessuto, come vedete ha una fantasia bella larga, si fa vedere, e in più tutta questa tramatura è in rilievo, quindi è un cappotto che insomma anche a livello tattile è molto più particolare rispetto agli altri due. È un cappotto senza risvolto, con la bottonatura che arriva fino al collo, quindi si riesce a chiudere a livello molto alto rispetto al petto. Grazie per aver guardato e speriamo di avervi dato una panoramica sul cappotto lungo. Come sempre lasciateci nei commenti sotto le vostre impressioni.